Adeguamento della ferrovia merci dal porto al bivio Fegino, adesso la novità è che non ci sarebbero i soldi del PRIS. Sì, questo è questo confronto, questa volontà di mettere in campo una comunità, un territorio, perché sia ascoltata, faccia delle proposte. Voi ricordate perfettamente, perché io ricordo che voi eravate presenti, lo stesso comitato di cittadini ha sempre avuto un ruolo progettuale, costruttivo, spesso si è sostituito anche alle istituzioni illustrando il progetto, aspetto che riguardava, come dire, il comune, la regione. E certo, questa è una delle cose che grida vendetta, perché indubbiamente in questa realtà nessuno è contrario al trasporto delle merci su rotaia e tantomeno al prolungamento del metrò. È chiaro che non puoi non tener conto di dove si calano queste infrastrutture, per cui le risorse, che non ci siano risorse per i cittadini, è una roba che grida vendetta. Io potrei fare l'elenco da contributi minori, che sono ad esempio il contributo del Garrone di 1 milione, che è finito nel cosiddetto parco, 1,5 miliardi dopo il crollo del Morandi, che si parla di tunnel subportuale o del tunnel della Val Fontana Buona, che sarà anche utile, ma la tragedia è stata vissuta da una città e da 43 vittime, ma da questo territorio. Quindi è assolutamente inaccettabile che si dica che non ci siano risorse. Procedura questa per l'adeguamento della ferrovia, che è ancora in fase di screening di via. La Regione ha fatto delle osservazioni, alcune delle quali RFI non ha ancora risposto, eppure si continua a lavorare. Ma non solo, si è addirittura partiti naturalmente quando ancora una serie di norme andavano rispettate e una serie di adempimenti non c'erano stati, ma qui entra in campo anche il ruolo istituzionale, soprattutto del Comune, perché quando si risponde, quindi non abbiamo le competenze, è un problema che riguarda RFI, ma qui l'amministrazione amministra la sesta città d'Italia, quindi la capacità, come dire, di trattativa, è capitato anche a noi di amministrare. È chiaro che tu devi far pesare il tuo ruolo al tavolo, lo devi convocare, è un tuo diritto e un tuo dovere come amministrazione, come sindaco, non per perseguitare nessuno, ma far pesare ad esempio nei confronti di RFI, perché poi RFI può avere naturalmente la necessità di trattare col Comune altre situazioni. A me vengono in mente alcune aree strategiche come l'ex officine di Rivarolo, di una potenzialità unica, ci finirà anche lì la logistica, o si pensa che la Valpolcevera e Rivarolo possa, come dire, avere una vita dove lo sviluppo sostenibile regna, perché sino ad ora non è stato così.